E buongiorno, buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Asbrald. Eccoci qui ancora con Forza Horizon 3, la 23ª puntata di questo gameplay. Siamo qui con questa Subaru Impreza VRX del 2005. Ovviamente gli ho messo il kit carrozzeria potenziamento, quello che c'era già personalizzato, bellissimo da rally. E gli ho messo una livrea un po' rallistica, dai. Niente male come auto. Arriva quasi a 9.000 giri, non l'ho ancora provata, quindi l'andremo a provare insieme. Ovviamente guida a destra. Mamma mia, come soffia la turbina. Quindi oggi, sì, gioiello leggendario ce lo andiamo a trovare un'altra volta. Oggi cosa ci andiamo a fare? Qualche garetta qua. Allora, gara percorso. Direi di andarci a fare questa qui e proviamo quest'auto. Mamma mia, la cattiveria. Ah, che spettacolo. Qui saltiamo tutto, eh. Bellissimo, bellissimo. Auto fatte apposta per questo. Ok, arriva anche questa a 260. Marce corte. Giustamente. Eccoci qua. Percorso Cooperpedi. E prepariamo evento, vai. Esibizione. Sì, Modern Rally. Va bene. E noi possiamo. Grande, grande. Almeno facciamo qualche gara con questa e qualche gara con la Mitsubishi, dai. Così variamo un pochettino. Ok. Quindi Mitsubishi e Subaru qua. Non c'è molta scelta. No, magari ci sarà qualcos'altro. Dai, vediamo. Cattiveria, cattiveria, vai. Gara percorso, quindi non ci sono altri giri per riprovare. Sì, diciamo che farò un po' più schifo del solito perché è tanto tempo che non gioco a Forza Horizon 3, come detto precedentemente FIFA mi sta prendendo la mano, quindi qua ce ne andiamo a prendere le patatine fritte. Allora, prima gara dopo tanto tempo io la vorrei anche vincere o arrivare comunque in una posizione decente. Sì, comunque ci sono solo Subaru e Mitsubishi. Vai, vai. Quanto è prepotente quest'auto. Però anche gli altri non scherzano, quindi. Attenzione però. Mamma mia. Staccata da panico. Ah, no, 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 checkpoint, checkpoint. Me l'ha dato? Non ci credo. Non ci credo che mi ha dato checkpoint. Vabbè, poi qua faccia bellissimo. Qua abbiamo fatto proprio una di quelle robe che quando le fai sei contentissimo. Perdere posizione. Vabbè, a parte gli scherzi, è stato bellissimo quel salto, ma era completamente involontario. Dai, 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 che li riprendiamo, dai, dai. Noi siamo classe S1 al massimo, 900, quindi. Gli altri non so come sono messi, ma. Noi siamo prepotenti, quindi. Bella inchiodata qua. Sì. Bello uscire della. Perché poi. Il problema di queste auto qui, come la Mitsubishi. Sarà la trazione integrale, che fa così, però quando vai in derapata poi il controsterzo sterza veramente dall'altra parte, quindi esci di curva con il muso rivolto dall'altra parte. Occhio l'acqua, occhio. Bello, bello. Primo posto risicato come piace a noi. Ah, ed è. La Subaru lì era 900, 898, 895, sì, quindi
Dai, vediamo i barboni quanto ci danno di premio. Che l'ultima volta però nella ruota della fortuna. 10.000 crediti. Allora, ho sbloccato un trofeo. Hai completato una gara per ricevere 120.000 crediti. Ma dove? Ah, forse in totale. Cioè, pensate quanto ci hanno dato in questi anni, in questi anni, in queste gare. Un totale di 120.000. Va bene. Dicevo, l'ultima volta la ruota della fortuna, ragazzi, Mike Buongiorno ci ha assistito. Ok. Forza. Ah, quindi ci hanno dato 120.000 crediti così, sull'unghia. Benissimo, sono contento. Allora, lista dei desideri. No, io vorrei fare qualche gara. Passo della striscia di Redstone. Sì, facciamo questo qui. Bello, così si fa. Sì, passiamo dentro i fiumi. Eccoci qua, frena, frena, frena. Perfetto, abbiamo distrutto l'auto. Ok. Campionato? Ci facciamo un campionato? Sì, dai, facciamoci un campionato. It's a showdown between rally legends. Evo versus Ok. Impreza. Pick a side, boss. Sì, abbiamo tutte e due. Allora facciamo. Visto che abbiamo fatto con questa, adesso facciamo con la Mitsubishi. Poi una con la Subaru e una con la Mitsubishi. Così abbiamo fatto quattro gare con due auto diverse. Due gare per una. Perfetto, dai. Dai, almeno variamo un po' le auto che usiamo. Rally al tramonto, bello, 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 bello. Percorso passo della striscia di Redstone. Andiamo. Sempre con cattiveria. Beh, questa essendo un po' più vecchiotta di auto, si sente un po' di più il rombo, la turbina che soffia. Una Lancer Evolution 6, un po' bruttina, però a me piace proprio perché è un po' bruttina. Ah, l'anteriore non è male. Attenzione qua, mamma mia, un sorpasso da panico. Occhio, occhio. Bella, bella, l'abbiamo ripresa bene, dai. Grazie della spinta. Vabbè, quel taleale ci vuole bene, dai. Niente, qua non frena. Crispy the bike. Crispy McBacon. No, vabbè, non mischiamo. Sacro col profano, dai, per favore. Sacro e Forza Horizon, il profano è McDonald's. Dai, mi viene la nausea solo a pronunciare il nome di McDonald's. Dai, 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 che ce la facciamo, dai. Bellissimo, bellissimo. Fuoristrada non mi piace moltissimo, ma il rally sì. Quindi l'Outback va benissimo se ci fanno usare queste auto. Cioè, io ho un... No, ho sbagliato. In garage una delle auto che ci hanno regalato, che abbiamo vinto, è una Ford Raptor. Pick-up mostruoso, gigantesco. Però non lo voglio usare perché non mi piace. Magari una volta lo usiamo, però non mi piacciono quelle auto lì. Mentre queste da rally me ne comprerei una nella realtà se avessi soldi. Una Subaru 22B, mamma mia. Che auto. O una Lancer Evolution. Dai che andiamo a vincerci sta gara. Siamo arrivati quasi ormai al traguardo. Sì, dai. Abbiamo distaccato un pochettino.
forse dobbiamo, non lo so, alzare la difficoltà. Proviamo con stile. Però il secondo arriva sempre, vedete, a meno di un secondo da noi, quindi non lo so. Ah, è arrivato quel tale Ale, grandissimo, ha fatto un recupero anche lui. Quindi se alziamo la difficoltà magari, non lo so, non lo so. Facciamoci sto campionato, poi vediamo. Ok, 13.000 crediti, la solita barbonaggine. Oh, espansione pronta, perfetto. Andiamo a farci la prossima gara. Hey Alejandro, your fans are coming in by the busload. We're going to need another site expansion and bus parking. Sì, ragazzi, però non accavallatevi. Quello mi stava dicendo che il mio gioiello dimenticato è già pronto. E sì, possiamo il percorso, ma ah, ok, ha finito di parlare, perfetto. No, però io non ci voglio andare qua, mi dispiace. Allora, campionato. Andiamo a completarci il nostro campionato. Ci vediamo quando siamo arrivati. Eccoci qua. Arriviamo sempre in volo. Bellissimo. Continuiamo campionato, vai. Quindi questa la facciamo con la Subaru. Blizzardmante. Mamma mia, piacerebbe, ma come ho detto sempre, non c'ho i soldi. 19,90 euro, ragazzi, ma va bene che è bellissimo, però non mi sembra il caso. Intanto andiamo, vai vai, avvia sta gara e spatroneggiamo questa Subaru VRX. Attenzione, attenzione, attenzione. Mamma mia, ci ha dato una mano grande come una casa, quel muro che io non avevo visto. No, comunque siamo troppo prepotenti con queste auto. Bello, bello, vai. Quel tale Ale è il nostro rivale. Eh sì, è arrivato secondo nella prima gara, adesso è qui in prima posizione, mi scusi. Bello, questi fari, bellissimo. Bello, bello, gareggiamo contro quel tale Ale che va anche discretamente. Bello, bello, sorpasso in staccata così. Intanto ci sta dietro, ci tallona, ci tampina con la sua sportiveggianza. È una lotta eterna tra prepotenza e sportiveggianza. Di solito vince la sportiveggianza, però noi questa volta facciamo prevalere la prepotenza nostra. Ovvio, quando i video sono di quel tale Ale deve vincere lui, eh. Mi sembra ovvio. Come ho già detto, sono un grande fan di quel tale Ale. Tanto qua c'ho il cane che abbaia, non so se si sente, bellissimo. Bella, bella, questa l'abbiamo fatta bene. Ho preso una curva perfetta. E forse, forse andiamo a vincere. Forse, eh. Attenzione. Bellissimo. Arriviamo come sempre con stile. Siamo a 40 punti contro i 32 di quel tale Ale. Però non è ancora detto che possiamo vincere il campionato. Certo, se arriviamo anche secondi possiamo vincere. Vai, 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 vai. Vediamo, vediamo. 50.000, va benissimo. Vabbè, la Saline S7 sarebbe stato... Ops,
Vabbè, devo cambiare le batterie al controller. Ok. Ci siamo. Purtroppo devo. Non ho il sistema per giocare senza batterie. Va bene. Ok, andiamo a farci l'ultima gara. Corsa mista cross. Occhio, questa mi preoccupa. Sì, dai, tanto è un chilometro. Possiamo anche tagliare la strada, ma non tagliamo il video, dai. Ci godiamo un po' questa Subaru, perché tanto occhio al salto. Però, niente male, dai. Ci godiamo un po' la Subaru perché comunque adesso la dobbiamo fare con la Mitsubishi la prossima gara. E andiamo nella corsa mista cross Outback. Prepariamo l'evento e continuiamo campionato. Mitsubishi. Vai, vai. Comunque 225 strade scoperte su 488. Siamo a più della metà, ma mamma mia, ragazzi. Tante strade da scoprire ancora. Poi torneremo su Hot Wheels, eh? Non vi preoccupate, che quello è troppo divertente, però va centellinato. Un po' come FIFA, prende la mano, no? Ok, dai, pensiamo a vincere questa gara o almeno arrivare davanti a quel tale Ale o subito dietro. Per vincere questo campionato. Mi sa che sarà un po' più difficile questa gara. Sono tre giri. Il giro è anche abbastanza cortino, eh. Sarà una gara cortina. Da un pezzo. Da un bel po'. No, no, cancellate questa. Fate finta che non l'abbia detto. Niente, quando mi vengono. Saluto ancora caramente il caro Poleiman che mi sta dietro con le battute. E Michelotto. Occhio che gli atterriamo sopra. Michelotto che ride sempre alle nostre battute. Perfetto, quindi. Dai, secondo giro. Attenzione qua. Comunque quel tale Ale, ragazzi, se ruzza. Bella, bella, l'abbiamo fatta perfetta questa curva. Però ci tampina, eh. Uso un suo termine. Che fa, tampina? Ci sta dietro, vai. Lui può anche vincerla la gara, noi basta che arriviamo secondi. Forse anche terzi vinciamo comunque il campionato, però secondi sicuramente. Però no, noi dobbiamo vincere. Solo vincere. È l'unica cosa che conta. Cheat. Attenzione, si è fatta notte. Mamma mia, qua non ci ho capito dentro niente. Si è impuntata la macchina, perfetto. Mi sa che qui ci siamo giocati la gara. Spero non il campionato, perché se questo ci supera, boh. Abbiamo fatto una stupidata. Vabbè, io parlo al plurale, la stupidata però l'ho fatta io. Non lo prendiamo più. Forse, a meno di un miracolo sportivo che non succederà mai, anche perché se guidiamo così, niente, questa gara è andata, ci siamo impiantati come dei deficienti. Comunque va a vincere quel tale Ale, ma noi arrivando secondi, arrivando, che Italia, mamma mia, arrivando secondi. Abbiamo comunque vinto il campionato con 4 punti di distanza. Siamo campioni. Molto molto bene. Campionato completato.
Grazie, grazie. Ci dia un premio. Vabbè, solito barbone. Comunque 120.000 crediti grandi ci sono stati accreditati. Abbiamo 600.000 e passa. Perfetto, perfetto. Bene così, bene così. Almeno possiamo acquistare qualcosa, qualche potenziamento, qualche auto. Ok, allora siamo qui di notte con la nostra Lancer Evolution 6, con questi fari bellissimi che illuminano a giorno. Bene, io direi di concludere qui questa puntata di Forza Horizon 3. Ci vediamo con una prossima puntata, magari andremo a scoprire qualche gioiello dimenticato, qualche nuova auto, chissà, non lo so. Vediamo. Comunque, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like, lasciate un commento e condividete il video. Un saluto a tutti da Asmod.